Eccoci qua, questa è Lady Radio, Francesco Pini, Osvaldo Sabato, ed è con noi il sindaco di Firenze, Dario Nardella. Buongiorno sindaco, ben trovato. Buongiorno a tutti voi radioascoltatori. Buongiorno a tutti. Allora vi diciamo subito che c'è la linea per le domande al sindaco, il 3925727775, sms testuali, whatsapp vocali, ci stanno già arrivando, poi sentiremo, c'è lo 0555727 per chiamarci in diretta. Osvaldo, da dove partiamo? Da dove partiamo? Partiamo dal tempo, non lo so se continuerà a far caldo oppure no, certo è che quest'estate è tardiva, direi, e sta creando un po' di scombussolamento perché c'è ancora tante zanzare in giro, c'è chi quotidianamente fa lotta contro le zanzare, infatti c'è un hashtag che gira, basta zanzare. E quindi insomma quando si pensa alle zanzare si pensa un po' a qualcosa di fastidioso, sì. E per molti, buongiorno sindaco, sì. E per molti ora il passaggio è un po' così direi ardito comunque, sì, molti si pongono il problema a proposito di un fastidio che potrebbe insomma derivare. Io uso subito la parola magica, sindaco. Ah, sì. La parola magica a proposito di zanzare. Per Lady Radio la parola magica è stadio. Stadio. È stadio. Che noi fa rima con radio. Esatto, che fa rima con radio, sicuramente non fa rima con zanzara. Noi stiamo andando avanti con un'informazione puntuale, sì, e dettagliata su tutte le vicende, sì, dello stadio, perché gli ascoltatori ce lo chiedono. Abbiamo tanta attenzione non solo sul nuovo stadio della Mercafir, sì, ma su ciò che potrebbe accadere all'attuale Artemio Franchi. Sappiamo c'è una raccolta di firme per il mantenimento in vita, potremmo dire, dell'Artemio Franchi anche dopo che sarà inaugurato il nuovo stadio alla Mercafir, perché noi lo diamo per sicuro che lo stadio alla Mercafir verrà inaugurato, sarà così sindaco? Anch'io lo do per sicuro, sì. Sì. Abbiamo detto, insomma, stando al cronoprogramma che lei ci ha illustrato, entro 4 anni complessivi, sì, poi sì, insomma possono essere 4 anni e 2 mesi, 3 mesi, più o meno, ecco, siamo sui 4 anni, quindi dentro questo mandato di amministrativo. Ecco, quindi diciamo la notizia, la certezza, potremmo dire, è l'impegno sostanziale, formale e assoluto dell'amministrazione comunale, quindi del sindaco Dario Nardella, di inaugurare il nuovo stadio di Firenze alla Mercafir entro la fine di questo mandato. E poi c'è la questione Campo di Marte, sì, e a quel punto, sì, cosa ne sarà di Campo di Marte? Noi abbiamo lanciato un sondaggio, però se lei ci può dare delle indicazioni, sì, più precise, gli ascoltatori immagino che faccia piacere. Allora, io ho detto fin dall'inizio che il nuovo stadio alla Mercafir non deve significare l'oblio di Campo di Marte e del Franchi, questo sarebbe un errore imperdonabile. Per questo ho affidato a Cosimo Guccione, l'assessore allo sport, il compito di lavorare ad un rilancio del Campo di Marte. Noi dobbiamo pensare ad una nuova vita per lo Stadio Franchi e per la zona di Campo di Marte. Sulla base di cosa? Intanto sulla base del fatto che in tutte le città dove si pensa al nuovo stadio c'è la questione del vecchio. Pensate che a Milano, dove Inter e Milan vogliono realizzare un nuovo stadio ma sono molto più indietro di noi, e si sta ragionando della demolizione del mitico stadio di San Siro. Cioè non dobbiamo vivere come un tabù il superamento dei vecchi stadi, perché in tutta Europa hanno fatto così, in tutto il mondo hanno fatto così. Anche il mitico Wembley è stato, esatto, demolito. A Firenze noi abbiamo una grande fortuna che il Franchi è un monumento nazionale, l'architetto Nervi, che per tutta una serie di regole, di leggi, non si può toccare, non se ne possono demolire delle parti rilevanti. Oggi ho letto sul Corriere Fiorentino che il soprintendente Pessina ha confermato la decisione di non, diciamo, consentire la demolizione delle curve. Io rispetto al 100% le valutazioni della soprintendenza, sia chiaro, non ho intenzione di fare alcuna polemica con il ministero, con le soprintendenze sulla questione del Franchi, perché si sta parlando di un monumento nazionale. Quindi cosa possiamo fare? Io credo che si possano fare molte cose. Anzitutto condivido l'idea di lanciare una grande consultazione a livello nazionale, l'assessore Del Re ne ha parlato in consiglio comunale, una gara di idee non solo sugli aspetti strutturali, cioè su come riqualificare il Franchi, ma anche sulle cose da farci. Penso che debba essere coinvolta la cittadinanza e il quartiere, quindi voglio rassicurare il quartiere
Chi sta raccogliendo le firme per come dire, mantenere una vitalità, una funzione al Franchi, che, sul fatto che tutti saranno coinvolti. E ci sono ovviamente tante possibilità legate anche allo sport. Io sabato vedrò al Padovani, perché avremo la partita che vedrà impegnata la nostra squadra dei Medicei di rugby, vedrò il presidente della Federazione Italiana Rugby, perché voglio rilanciare l'idea che il Franchi e Campo di Marte rappresentino uno dei punti di riferimento della nazionale di rugby. Abbiamo visto molte partite negli ultimi anni, sono stato io a portare da assessore allo sport per la prima volta la nazionale di rugby a giocare al Franchi e ha avuto anche un grande successo, un discreto successo di pubblico. Non solo, il Franchi nasce come stadio di atletica, ricordiamocelo, la forma D non è tanto legata alla questione di Mussolini, Duce, ma è legata al fatto che il lato lungo, quello retto della tribuna coperta, è in corrispondenza della pista di atletica, quella dritta dei 100 metri, di quella, 100 metri della parte, esatto, diciamo della velocità. La parte velocità. Quindi voglio vedere se effettivamente questo stadio Franchi può vivere questa nuova vita anche legata all'atletica. Noi abbiamo lo stadio di atletica Ridolfi, che a due passi, immaginate che potenzialità avremo anche in vista della candidatura per le Olimpiadi o anche di un'ipotesi di candidatura agli europei di atletica. Abbiamo bisogno di due piste di atletica se vogliamo partecipare a competizioni internazionali, e perché Firenze non lo può fare? Quindi l'idea di massima è che il comune si farà carico del restyling del Franchi, soprattutto di tutti gli interventi che devono consolidare questo monumento e proteggerlo, perché questo è un monumento che ha ormai quasi 100 anni ed è tutto di cemento armato e sappiamo quanto debba essere protetto il cemento armato. Credo che un progetto del genere dal punto di vista finanziario possa essere sostenuto con un project financing, quindi coinvolgendo anche privati che possono lanciare delle idee. Il Franchi è un complesso grandissimo, ha degli spazi enormi dentro, si possono realizzare degli uffici, un museo legato allo sport, anche alla Fiorentina. In più voglio anche dire un'altra cosa: nei frequenti colloqui che ho avuto con Gio Barone, e devo congratularmi perché Giuseppe Barone è una persona molto seria, lavoratore, poche parole, ma diciamo persona affidabile, con cui stiamo facendo un percorso estremamente importante e utile e concreto. Abbiamo discusso di Campo di Marte e è emersa l'ipotesi, parlo di ipotesi, che la Fiorentina non abbandoni del tutto Campo di Marte. E cosa potrebbe fare? Potrebbe mantenere la sua presenza nelle strutture che ci sono ora, i cosiddetti campini, e destinare quest'area a attività di calcio legate magari ai settori più giovanili, ai bambini. Cioè, ho compreso che Fiorentina, se da un lato giustamente ha preso quest'area a Bagno a Ripoli per farci il centro tecnico, dall'altro sta lavorando con noi per lo stadio della Mercafil, comunque non ha intenzione di lasciare del tutto Campo di Marte, vuole mantenere un piede. Quindi ci sono tutta una serie di elementi che possiamo mettere insieme che ci consentono di dire che Campo di Marte e il Franchi avranno una nuova vita. Ma è ipotizzabile la copertura, nonostante appunto, e per fortuna potremmo dire, del nuovo stadio, nell'ambito del Franchi? Nell'ambito del project financing possiamo anche valutarla, cioè non si tratta di fare quel progetto mega ambizioso che era stato ventilato con l'abbattimento delle curve, progetto Casamonti e la Fiorentina, anche molto costoso, ma una cosa molto meno costosa, ma che comunque preveda una conservazione e una valorizzazione del Franchi e quindi anche la copertura dello stadio. Ripeto, noi dobbiamo lavorare su due binari paralleli: da un lato lo stadio La Mercafir, dall'altro il rilancio dell'area Campo di Marte e Franchi. Una cosa è certa: noi daremo un segnale positivo agli abitanti del quartiere 2 di Campo di Marte, perché da un lato leveremo tutti i disagi collegati alle partite di calcio. E non dimentichiamolo, ci sono tanti cittadini che io incontro che mi dicono che per loro è un inferno,
è un inferno ogni volta portare la macchina a casa quando ci sono le partite, soprattutto infrasettimanali. Sì, lo vediamo. Vengono postate frequentemente dei post sui social. Allora, quindi noi daremo un messaggio perché leveremo tutta quella parte di caos legato alle partite di calcio, ma manterremo una vitalità del quartiere, di tutto Campo di Marte, che quindi servirà a tutto quel tessuto commerciale che oggi gira intorno alla Fiorentina. Sulla Mercafir, che la Fiorentina vorrebbe qualche ettaro in meno e qualche parcheggio in più, è così? Ma ora io questi aspetti tecnici li ho lasciati al lavoro della task force, che come sapete si sta riunendo periodicamente. Noi abbiamo già chiarito che tutta la parte dei parcheggi sarà a carico del Comune di Firenze Parcheggi. Mi riferisco ad un numero già rilevante, mi pare intorno ai 2000 posti auto. Attenzione, la Mercafir cosa ha di vantaggioso che non ha nessun'altra area che possiamo trovare qui nella città metropolitana, che è connessa con tutti i possibili mezzi di trasporto, perché ci arriva la tranvia, ci arriva la ferrovia, ci arriva la 11, ci arriva la Firenze-Pisa-Livorno collegata poi alla 11, ci arriva perfino l'aeroporto che è vicino, insomma è uno stadio super connesso. E guardate che i problemi più grossi che stanno affrontando nelle altre città, Napoli, Roma, Milano, sono proprio quelli di individuare un'area dove arrivano già le infrastrutture, perché le leggi giustamente non ti consentono di fare uno stadio in un deserto e non realizzi poi le infrastrutture. Quando noi diciamo sì facciamo lo stadio, che so, a Campi, allora ovunque, qualunque altra parte, tu non solo devi fare lo stadio, ma devi avere un piano con tanto di finanziamenti su tutte le infrastrutture trasportistiche per arrivarci. Sì, abbiamo fatto diverse trasmissioni con i trasportisti. E i tifosi con chi ci devono andare? Con il bulo e con l'asino allo stadio? Oppure ci devono andare? Senta, con, sindaco, con il carro armato? Abbiamo un ascoltatore in linea. Sul primo passaggio, no, che è l'offerta pubblica per l'acquisto dell'area della Mercafir destinata allo stadio, si può dare, non dico una data, ma quantomeno, insomma, entro quanto pensate? No, di... noi intorno a gennaio vogliamo partire con il bando per la vendita. Ecco, quindi entro gennaio si parte con il bando per la vendita. Sì. Lei ha detto in conferenza stampa che il trasloco, diciamo, il trasferimento della parte della Mercafir avviene nel momento in cui c'è una lettera con cui si manifesta un interesse, non è necessario l'acquisto. I tecnici mi hanno spiegato che noi possiamo cominciare concretamente a lavorare, quindi a far decorrere i famosi 24 mesi, che poi spero possano essere 20, dal momento in cui arriva un qualche segnale formale di interesse. Quindi questa è la domanda. Ipotizziamo agli inizi di gennaio il bando, metà gennaio la lettera, e quindi immediatamente dopo, a fine gennaio, si inizia già con il trasloco, e quindi decorrono i famosi 24 mesi. Si fa tutto veloce. Ma lei lo sente, Rocco Commisso? Fast, come si dice. Lo sente lei? Continua a sentirlo? Avete in programma un incontro perché lui arriverà. L'ho sentito più di una volta. Settimana. L'ho sentito più di una volta in questo periodo che lui è negli Stati Uniti, e lo vedrò al più presto, credo, insomma, nei prossimi giorni, dopo il suo arrivo, perché lui arriverà questo fine settimana. Io quindi... ho sempre presente i tre punti che aveva dato Rocco Commisso: fast, total control e reasonable cost, cioè velocità. E l'abbiamo detto, perché questi 20-24 mesi che noi utilizzeremo per liberare l'area, d'accordo, perché dobbiamo spostare tutte le strutture della Mercafi, non è che passano in vano e la Fiorentina sta con le mani in mano. La Fiorentina li utilizzerà per la progettazione. Lavorerà al progetto, però. E guardate, il tempo medio per un progetto definitivo e poi esecutivo di uno stadio è intorno ai 20-24 mesi. Sì, ma i tempi sono questi. Però, sindaco, nonostante tutto, noi continuiamo a ricevere telefonate, WhatsApp, messaggi. E molti manifestano un certo scetticismo proprio sul rispetto dei tempi. Io diciamo, per alcuni aspetti lo capisco, perché insomma, ma lo capisco anch'io, e quindi molti dicono vedrete, poi dopo ci saranno i famosi ricorsi al TAR che bloccheranno tutto. Cosa possiamo dire? Osvaldo, la posso chiamare per noi? Certo, come no. Allora, io sono abituato agli scetticismi. Ho realizzato due linee di tranvia in 4 anni, va bene?
Vi ricordate quanto scetticismo, quante battute mi sono sorbito, quante ironie mi sono sorbito? Poi ci dirà quante ne realizzerà nei prossimi quattro. Sul fatto che non avrei mai fatto la tranvia. Ma potremmo, come dire, farci due trasmissioni radiofoniche. Pini se lo ricordava. Sindaco, sì, buona la tranvia. Quindi non mi spaventano a me il famoso fanno parte del nostro DNA di fiorentini. Anzi, posso dire che lo scetticismo, come dire, ci stimola a fare bene. Io preferisco lavorare e parlare poco, quindi meno annunci e più fatti, capito? Allora, ci dobbiamo fermare per la pubblicità, poi ripartiamo dai tanti messaggi che stanno arrivando, dalle chiamate allo 055 57 2637, ancora qui su Lady Radio con il sindaco Dario Nardella. Lady Radio GR del mattino. Incidente dopo il sottopasso di Ponte della Vittoria, traffico rallentato, una corsia unica. Matteo. Sì, buongiorno e buongiorno signor sindaco, volevo sapere di cosa avevate parlato alla Leopolda con Renzi e cosa vi siete detti fra voi nei nuovi programmi. Tullio, buongiorno, vorrei chiedere al sindaco Nardella a che punto è quella proposta che lui aveva lanciato sulle pagine dei quotidiani di mettere negli stalli personalizzati degli invalidi dei sensori affogati nel cemento in modo che colloquino con un altro sensore che è dentro la macchina dell'invalido e qualora al posto della macchina dell'invalido ci vada un'altra scatta automaticamente la segnalazione alla centrale dei vigili e vengano a fargli la contravvenzione e portargliela via. Questo sarebbe una cosa molto civile, perché si trova sempre occupati e bisogna aspettare molto. Il sindaco a suo tempo mi aveva risposto, però da un annetto a questa parte non ho visto più nessuna attuazione di questo progetto. Mi farebbe piacere, visto che sono parte interessata. Grazie. Buongiorno sindaco, ci spiega la situazione del Palavanni in via del Cavallaccio, per favore, perché dopo l'inaugurazione in pompa magna dei lavori è tutto fermo e noi residenti abbiamo paura diventi una zona di degrado anche la grazie. E per molti. Io. Buongiorno Francesco, buongiorno Osvaldo, buongiorno sindaco, buongiorno a tutta Lady Radio. Gli volevo dare un consiglio, diciamo, sindaco, come si potrebbe dire a Chiesa, che è fortissimo, ma di stare più attento a simulare o accentuare le cadute. A lei gli vorrei dare solo un consiglio. Le date, per favore, le date. Quando fate dei lavori e date delle date, siate sicuri di quello che dite, perché poi il fiorentino si arrabbia, vedi Ponte Morandi, vedi Ponte Vespucci, vedi Via dei Serragli e altre centinaia di cose. Le date. Grazie e complimenti. Buongiorno sindaco, io sono uno di quelli che lo ha votato e sono molto contento del suo lavoro. Come sono contento della squadra, perché il gruppo di assessori secondo me ha fatto un lavoro egregio. Devo chiedere perché, però, perché ha scelto di fare questo cambiamento? Come mai gli ha cambiato gli assessorati? Perché a me un po' mi è dispiaciuto. Buongiorno sindaco, ma in via Pistoiese che succede? State tagliando tutto? Salve. Buongiorno sindaco, una sola parola, una sola richiesta. Aeroporto, aeroporto, aeroporto. L'unica cosa che serve a questa città. Aeroporto, buona giornata e buon lavoro. Questa è la di radio, Francesco Pini, Osvaldo Sabato, il sindaco Dario Nardella, i vostri messaggi. Non so se c'è anche un ascoltatore in linea allo 055 57 2637. Buongiorno, ben trovato a Tommaso. Sì, buongiorno, buongiorno Francesco, buongiorno Osvaldo, buongiorno signor sindaco. Buongiorno. Una domanda per lei. Io sono un agricoltore della zona di Soffiano. Vorrei capire come mai è così complicato avere la sua attenzione sul problema della fauna selvatica qui nella nostra zona. In particolare ungulati, ma si può allargare anche ai nocivi e tutto quanto. Io sono anni che cerco di contattarla, ci siamo visti anche in alcune occasioni, però non c'è mai stata la possibilità di scambiare due chiacchiere serie e costruttive su questo problema. Lei ha la facoltà. Che azienda ha? Mi scusi, così magari me la sì, io l'azienda, sono l'unica azienda agricola della zona di Soffiano.
faccio ortaggi. Bencini, l'agricola Bencini. Sì, sì, lo so, dalla, Tommaso, dalla quale è venuto il ascoltatore. Conosco bene. Troviamoci, sindaco, parliamone, perché ci state uccidendo senza sporcarvi le mani. In questo momento noi siamo sotto pressione, abbiamo 80.000 euro di danni in 3 anni, le aziende chiudono in questo modo. Io ho cercato in tutti i modi di contattarle per le vie convenzionali, ma non ho mai avuto le rispondo. Grazie a Tommaso. Grazie, allora, sindaco, una carrellata di risposta se vogliamo cominciare da Tommaso, e poi andiamo tantissimi su tutto il resto. Allora, Tommaso, il problema degli ungulati, cioè dei cinghiali soprattutto, prema molto serio. La competenza però è della regione Toscana, questo bisogna dirlo. Io non posso intromettermi nelle competenze altrui, sto sollecitando da moltissimo tempo la regione a intervenire. C'è in corso una modifica della legge su questo. Noi abbiamo la Polizia Metropolitana che fa tutto quello che può fare. Sappiamo che le modalità di cattura dei cinghiali sono stabilite dalla regione e quindi, come dire, siamo legati a questo tipo di operazione. I miei uffici della città metropolitana, a cominciare dal direttore generale, stanno seguendo questa partita che è in mano alla regione, perché in effetti noi dobbiamo assolutamente contenere la pressione che arriva dagli ungulati verso l'area urbana, non solo per l'incolumità delle persone, perché il rischio di incidenti stradali sulle strade con i cinghiali, ma anche quelle poche ma importanti aziende agricole che abbiamo. Quindi io voglio rassicurare Tommaso sul fatto che noi questa cosa la stiamo seguendo con la massima attenzione, sapendo che questo tema è di competenza della regione Toscana. Quindi quello che stiamo facendo è sollecitare la regione a modificare rapidamente questa legge per consentire modalità più semplici e più spedite per la riduzione degli ungulati nelle aree prossime alle zone urbane. Allora, c'è coda a Firenze, all'uscita di Firenze Sud da Impruneta, segnalazione sul traffico di un ascoltatore, aspetta, i sensori facciamo, per gli invalidi. Facciamo rispondere il sindaco. Sensori invalidi, il progetto sta andando avanti, quindi voglio anche qui dire al radioascoltatore che questa idea, l'ho lanciata una decina di mesi fa, ha preso corpo perché l'ufficio mobilità, l'ingegner Tartaglia, stanno elaborando un progetto che ci possa poi consentire di posizionare questi sensori su tutti i parcheggi degli invalidi, in modo da avere dalla centrale della Polizia Municipale subito il segnale nel caso in cui vi siano auto non autorizzate che occupano questi posti, che sono pochi e appunto vanno riservati a chi ne ha davvero diritto, per evitare i furbetti del parcheggio. A proposito di parcheggi, confermo la notizia che leggo oggi sulla Nazione, e cioè che noi manterremo fede all'impegno preso in campagna elettorale, cioè quello di consentire a tutti i residenti di parcheggiare su tutte le strisce blu dei quartieri. In parallelo saremo ancora più severi sulla questione della pulizia delle strade. Io lo voglio dire perché c'è ancora troppa negligenza da parte delle persone, degli automobilisti, sulla pulizia delle strade. Ci sono la maggioranza delle persone corrette che levano la macchina la sera, però tante auto rimangono e quindi le strade vengono pulite male. Perché non c'è la rimozione, non viene fatta la rimozione. Non abbiamo sufficienti carri attrezzi e quindi noi potenzieremo tutto il meccanismo di rimozione. Voglio anche dire che abbiamo un sistema con la nuova app IF di informazione costante al cittadino dell'orario del giorno della pulizia delle strade, quindi nessuno può dire io non lo sapevo, non ero informato, perché oltre ai cartelli gli arrivano pure i messaggini. C'è l'app, le mail, quindi, insomma ci sono tante possibilità. Da un lato parcheggi gratis per tutti i residenti, ma dall'altro severità sulla pulizia delle strade e sulla rimozione. Rimarrà poi, comunque le strisce resteranno blu, perché mi chiedeva un ascoltatore, certo, è uno spreco restano ripitturare adesso le strisce blu, le strisce rimarranno blu. Blu perché chi viene da fuori dovrà pagare. Bene, chiaro. Poi Palavanni, siamo rientrati nei tempi, ci sono state delle difficoltà di tipo burocratico, ma l'assessore allo sport ci ha tranquillizzato sul fatto che si andrà avanti con i lavori, e anche lì lo sviluppo dell'area del Cavallaccio avverrà all'insegna dello sport e del tempo libero e dei giovani. La questione delle date, un radioascoltatore ha detto: mi raccomando, l'idea di un registro pubblico dei cantieri e lo faremo, perché le date è anche la mia ossessione. Allora, devo anche dire che ci sono tanti inconvenienti purtroppo, quindi anche noi come amministrazione ci troviamo a fare i conti con tanti altri soggetti che devono autorizzarti, la burocrazia, le altre società dei sottoservizi. E quindi noi ipotizziamo delle date e ci impegniamo a rispettarle, ma dobbiamo sapere che non tutto dipende da noi.
però sul Ponte Vespucci ce l'abbiamo fatta. Domani noi presenteremo la riapertura del ponte, quindi lo annuncio, domani si riapre il Ponte Vespucci. E dico anche un'altra cosa, Sabato Pini, e Firenze è l'unica città che ha messo in sicurezza un ponte Morandi dopo il disastro di Genova. Queste cose però vanno dette, sì. Perché quando non si opera è giusto criticare, ma quando si interviene e si dimostra di stare sul pezzo, secondo me va riconosciuto. Il ponte Morandi di Firenze, sarebbe Ponte Vespucci, per quanto mi risulta è l'unico ponte progettato e realizzato da Morandi, tra tutti quelli che ce ne sono in Italia, e sono tanti, che è stato messo in sicurezza da quando c'è stato il crollo di Genova. Quindi lavori fatti per prevenire, come si dice. In un anno non praticamente, non è certo. Cosa da poco a proposito delle date. Sentiamo l'ascoltatore, ce ne abbiamo uno. L'abbiamo perso, no, però voleva sapere di Piazza delle Piazza Cure, dei lavori. Cure. Ce la facciamo a fare inaugurazione, non so, per Natale? Sì, io spero proprio di sì, perché i lavori stanno procedendo, abbiamo avuto tante difficoltà legate al fornitore, alle consegne, ai sottoservizi. Quando si interviene su una piazza così grande, con lavori così complessi, purtroppo il rischio dei ritardi è un rischio concreto. Io mi sono arrabbiato più volte. Certo, alla fine, come si dice, l'importante è che le cose poi si facciano, e si facciano bene. Preferisco qualche mese di ritardo, ma che il lavoro venga fatto in tutti i modi bene. A proposito di inaugurazione, diciamolo subito che il 26 sabato verrà inaugurato il nuovo mercato delle Pulci, tra l'altro Piazza sindaco Nigoni. Come sa, Lady Radio farà una diretta di ben due ore. Sì, sarà una gran bella giornata. Perché secondo noi è una bella giornata. Anche quello è un impegno preso. Finalmente si inaugura un mercato che poi insomma è entrato, no, storicamente nell'affetto e nella simpatia dei fiorentini. Sì, in questo modo noi abbiamo fatto due operazioni. Una è quella di riqualificare la piazza dei Ciompi, ed è una piazza ora molto bella, vivibile, tenuta bene, e dall'altro lato salvaguardare il mercatino delle Pulci, che ha trovato casa nuova a pochi metri lì a Piazza Nigoni. Allora ci restano ancora via Pistoiese, l'aeroporto, il cambio delle idee. Prima sentiamo Luca prima di andare in pubblicità. Luca sulla ex Gover voglia intervenire. Buongiorno, ben trovato. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno Luca. Senta, avevo letto che a breve ci sarà lo sgombero della ex Gover. Io sono un volontario di strada, no? E quindi conosco un po' tutte le situazioni. Entrando sull'ex Gover, sulla destra c'è gente un po' poco raccomandabile, sulla sinistra ci sono persone invece tranquille, molto per bene. Ora, il recupero da un punto di vista urbanistico, però poi rimane anche da un punto di vista sociale che fine fanno queste persone, insomma, perché se è vero che insomma, si recupera uno stabile o comunque si risana un'area, resta il fatto che poi queste persone magari si andranno a spostarsi e a occupare magari un'altra area. Non saprei, però insomma di solito ecco, funziona così. Grazie. Ok, risposta anzi facciamo così, ti contattate anche Giovanni, sentiamo anche Giovanni. Buongiorno Giovanni, ben trovato. Sì, buongiorno a tutti, buongiorno e complimenti. Buongiorno. Buongiorno Dario, volevo farti, io sono tuo estimatore, ma volevo farti grazie. Un cicchetto però, volevo farti un cicchetto perché ci era sentiti in un'altra trasmissione e mi avevi promesso che a maggio c'era l'inaugurazione di Piazza delle Cure, ma siamo a novembre, ancora non siamo a nulla Dario. A proposito di davvero ne grazie, abbiamo parlato grazie Giovanni. Però sull'anno almeno siamo rimasti fedeli, almeno l'anno non lo sbagliamo, ma insomma ci siamo ormai su Piazza delle Cure, sta venendo davvero un bel lavoro. Allora sull'ex Gover rispondiamo tra poco dopo la pubblicità. 3925 727775, questo è il numero di Lady Radio. Memorizza, invia ora i tuoi messaggi e commenti sui temi di giornata. Il prossimo in diretta potresti essere proprio tu. Perdonatemi, non ci credo e lo dico finché avrò fiato, e lo rivedremo tra 4-5 anni. Il Franchi sarà come il Flaminio di Firenze. Il Franchi, così come adesso, non è utilizzabile per eventi sportivi o altro, se non per qualche mese all'anno, e tale resterà. Non si può toccare, non si può far niente. Purtroppo abbattere non si può abbattere, quindi quell'area rimarrà utilizzata poco, specie con il Franchi. Poi ci vogliamo immaginare se fai più eventi nel tempo
che bloccano tutta la viabilità intorno al campo di Marte. Già diventiamo pazzi una volta ogni 15 giorni, pensa se tu lo fai più spesso. Ciao a tutti a Faber. Ma delle buche non se ne parla? Buongiorno, il sindaco deve dire prima di tutto cosa fa con il vecchio stadio, cosa si fa con il vecchio stadio. Non si può mica tenere un elemento del genere lì così senza far nulla, una cattedrale nel deserto, eh? E che ci fa lui all'ex campo militare? Un evento ogni tanto, ma che ti sembra giusto tenere lo stadio in quel modo lì, inagibile? Ci faranno un evento ogni, che ne so io, ogni 18 mesi. Che senso ha? Quindi no stadio alla Mercafield, perché cementifica ancora di più e lì è un casino, poi aeroporto, stadio, ma che casino ci sarà lì poi dopo alla fine? Lui deve riqualificare, deve rifare lo stadio nuovo per Alex Franchi. L'ex Franchi va rifatto nuovo. Questa è la di radio, Francesco Pini, Osvaldo Sabato, il sindaco Dario Nardella, Grunf 67, ma organizzare e strutturare un polo fieristico al Franchi, anche in sincronia con la fortezza. È la proposta di Natali, sì, che Natali ha fatto questa proposta di fare gli uffizi. Sì, un polo fieristico, di fare qualcosa, ma l'ha detto anche il sindaco, no? Ha parlato di Museo della Fiorentina, ma si potrebbe sì, pensare. Ma guardate, ma c'è tante cose. Ma esatto, cioè, allora, anzitutto, io non ho mai detto che voglio lasciare una cattedrale nel deserto, chiaro? E inoltre qui siamo in un quartiere molto densamente abitato, quindi non avrebbe senso. Campo di Marte, c'è il rugby, c'è il baseball, c'è il Mandela Forum, ci sono tutti i campi da tennis, c'è l'atletica, è un parco sportivo pieno di vitalità, quindi non c'è il rischio della desertificazione. Noi dobbiamo avere un progetto bello per quanto riguarda la valorizzazione e la nuova vita del Franchi. Lanceremo un concorso, coinvolgeremo la cittadinanza. Ho già indicato 3-4 strade possibili. Certo, certo. Poi, lo strumento del project è, sostanzialmente significa coinvolgere i privati. Esatto. Ma certo, ma il mondo sportivo, il mondo degli eventi. Abbiamo fatto i concerti a Campo di Marte. È chiaro che non faremo solo quelli, potremo fare molte altre cose. Ho già dimostrato, ci abbiamo fatto giocare la nazionale di rugby, era impensabile fino a pochi anni fa. E io sabato al presidente della Federazione Rugby rilancerò l'idea di aumentare la presenza del mondo rugbistico italiano. Un'altra idea che è venuta di recente, per esempio collegarlo sempre di più a Coverciano. Coverciano a quanti metri è dallo stadio Franchi? Certo. Allora, per esempio, integrare sempre di più il Franchi con il centro tecnico della nazionale italiana. Ma sembra avete idea di quante a noi pare cose molto possono importante venire fuori? La notizia che lei ha anticipato della presenza futura della Fiorentina in quell'area. Oh, e tra l'altro io ho apprezzato molto questa punto, disponibilità di Barone. È un punto molto molto importante. Certo, la Fiorentina non lascerà Campo di Marte. E Barone mi ha accennato, ripeto, è un'ipotesi. Ora tutti i siti scriveranno, i siti sportivi, quindi mi raccomando, è un'ipotesi. Io ho apprezzato molto questa disponibilità di Barone, cioè di mantenere una presenza della Fiorentina nell'area di Campo. Allora, di via Pistoiese si va avanti col progetto, si fa dietro front. No, via Pistoiese si va avanti su tutti quegli aspetti che riguardano la sicurezza della strada, l'incolumità degli automobilisti, ovviamente. Con una serie di accorgimenti che Giorgetti, l'assessore alla mobilità, sta esaminando per consentire sempre di più la fluidificazione. Poi io dico al radioascoltatore quello che sto dicendo a tutti, ragazzi: nel giro di pochi anni arriverà la tranvia alle piagge. Quindi via Pistoiese scaricherà della metà il traffico veicolare. Cioè, noi ci stiamo accapigliando su un problema che tra qualche anno, ma sto parlando non di chissà quanto tempo, perché la linea 4 noi la dobbiamo realizzare in questi 3 anni, va bene? È un problema che non ci sarà più. Avete idea di cosa significa portare la linea 4 nella zona delle piagge, San Donnino? Sarà una rivoluzione. Quando io dico che grazie alle tranvie noi dimezzeremo il traffico nella città di Firenze, non sto buttando delle parole al vento. Poi le buche, devo dire che il lavoro che stiamo facendo di riasfaltatura è un lavoro importante. Ora stiamo facendo tutta via San Marcellino, per citare in queste zone. Abbiamo riasfaltato quasi tutti i viali di circonvallazione. Stiamo facendo dei lavori importanti anche nel centro, ho fatto dei sopralluoghi ieri, tutto Lungarno
non Lungarno Cellini, Lungarno lì da Ponte Vecchio verso via Tornare, Lungarno Acciaioli, prima era in asfalto, ora lo rifacciamo in pietra. Stessa cosa via Pandolfini, stiamo rimettendo tutte le pietre, una via del centro molto importante. Via dei Serragli, sono stato ieri, un cantiere difficile, complesso, anche lì purtroppo ci sono stati dei ritardi, ma si sta andando avanti. E noi stiamo rifacendo tante strade di questa città. Tutto viale 11 agosto l'abbiamo rifatto, per citare, ora sto citando così, nei vari quartieri, ma andremo avanti con il piano di riasfaltature. Domande? Altre? Altre domande che arrivano al 3925727775, anche testuali. Ce n'era una che riguardava la situazione in viale Annovoli, zona viale Guidoni e strade limitrofe, vigile l'anarchia assoluta, auto sui marciapiedi in doppia fila e parcheggiate senza avere residenza. Vorrei sapere da sindaco dove sono finiti i vigili di quartiere, chiede Cristina 66. Allora, ci sono sempre i vigili di quartiere, solo che una quota importante a rotazione ora sta facendo il corso di formazione, quindi noi li abbiamo messi subito in strada per dare subito una risposta, però devono fare comunque il corso di specializzazione, dopodiché saranno tutti quanti di nuovo a pieno regime. Quindi i vigili di quartiere non sono spariti, sono diminuiti temporaneamente e li ritroveremo non solo tutti, ma li troveremo anche ancora più preparati sul territorio. Una domanda anche dal sindaco metropolitano: il ponte delle Signe sta procedendo? Va avanti, abbiamo firmato l'accordo, siamo in negoziato con la regione e con lo Stato per avere i soldi. Ne ho parlato con alla ministra delle infrastrutture e dei trasporti pubblici, la Paola De Micheli, quando è venuta a Firenze la scorsa settimana, perché quello è un ponte fondamentale, serve a scaricare tutto il traffico sull'area ovest della città e quindi alleggerire anche il peso sul ponte all'Indiano. Ecco, c'era una domanda sull'ex Gover anche, che sì, non avevamo dato io direi risposta. È una svolta, è davvero una svolta. Anche lì noi siamo intervenuti prevedendo questo investimento di 300.000 euro per la demolizione in danno, perché come sapete è un'area privata, c'è curatore fallimentare. Abbiamo atteso tutto questo tempo, dopodiché io ho detto basta, lo facciamo noi, il comune entra nella partita, demoliamo noi, lo facciamo per motivi di riqualificazione urbana ma anche per motivi, diciamo, di sicurezza. Rispondo al signor Luca dicendo che noi gestiremo lo sgombero come abbiamo gestito tutti gli sgomberi, quindi in sede di COSP, Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica, con le forze dell'ordine ma anche con gli uffici del comune che si occuperanno dei soggetti deboli. Non ci sono, diciamo, nuclei molto numerosi lì all'ex Gover, quindi io non la vedo complessa l'operazione, diciamo, di sgombero che è propedeutica alla demolizione. E quello sarà un grande momento per la città, anche per quella, per quel quartiere, per le piagge. Da tempo l'ex Gover era un ricettacolo di drogati, spacciatori, piccoli delinquenti. Noi non solo abbiamo avviato i lavori lì accanto a via dell'osteria di quel palazzone, dove andranno a vivere giovani coppie, nuove famiglie, e quindi abbiamo dato una risposta, ma anche sull'ex chiedono esattamente quando inizierà la demolizione, chiedono gli ascoltatori. Ma dobbiamo fare la gara per il soggetto che dovrà fare la demolizione, ma è questione di qualche settimana, sindaco, un paio di mesi. Sindaco, dopo l'ultima tragedia in una discoteca fiorentina, la questione legata alla cosiddetta movida, le notti da sballo come titola qualche giornale, è un'emergenza che va indietro nel tempo. È una emergenza che va indietro, ci fa ricordare quando noi eravamo giovani il problema dell'AIDS e dell'eroina. Io voglio dire questo: in tutta Italia il problema sta diventando molto serio, non solo l'abuso di alcol ma soprattutto le droghe. Abbiamo visto anche a Firenze quei due ragazzi belgi che sono morti per una overdose di cocktail, farmaci e pasticche. Allora noi dobbiamo lanciare una campagna senza precedenti verso i giovani per far capire che la vita non è uno scherzo. C'è un ritorno dell'eroina che mi sta preoccupando molto. Con pochi soldi tu ti compri una dose, questo è un fatto gravissimo, e io sono davvero sorpreso della disattenzione che c'è anche a livello nazionale. Io farò la mia parte a Firenze lanciando questa campagna, ne ho parlato con l'assessore Vannucci, coinvolgendo tutti i soggetti possibili, il volontariato, l'ASL, le forze dell'ordine, le scuole, le famiglie.
questa è una di quelle cose su cui tutta la città deve certo. Fare quadrato, perché non è accettabile che si spezzi la vita di un giovane, di una giovane, per un cocktail di droghe. Senta, sindaco, per un abuso certo. di droghe, cose di questo. Senta, sindaco, noi viviamo nell'era delle immagini e quindi io mi permetto di darle uno e di darvi uno suggerimento. Sì, certo. Io credo che per questo tipo di emergenza debba esserci una campagna shock con foto sì. uguale a quella che si è fatta per gli incidenti stradali. Sì. Cioè, oltre al coinvolgimento dei diretti interessati, delle associazioni di categoria, istituzioni eccetera eccetera, ma i ragazzi, se tu gli fai vedere con una bella foto in che condizioni ti riduci, se ti fai di pasticche o se ti fai e ti sì. sballi, io penso che l'impatto proprio a livello visivo sia molto sì, importante sì, così sì. come è accaduto andando in giro nelle scuole con la campagna appunto che è stata fatta sulla sicurezza stradale, cioè immagini, immagini e immagini sì. perché i ragazzi guardano, probabilmente c'è chi dice non hanno voglia di leggere, io non sono d'accordo perché no. secondo me invece i ragazzi di oggi leggono perché vivono in un mondo molto si più informano, molto, sono molto più complesso e molto più complicato e quindi sono costantemente connessi. Ci sono altre domande? Poi immagino. No, posso dire una cosa, pubblicità. Dobbiamo smettere di colpevolizzare i ragazzi, perché se i giovani vivono questo appunto, disagio è certo, perché evidentemente c'è certo, una società civile certo, che sicuramente non hanno messo in piedi i giovani. Eccoci, sicuramente diciamolo, ci dobbiamo fermare per qualche istante, tra poco ancora insieme. Buongiorno sindaco, un'informazione, a me non mi interessa se viene fatta a Campi, Mercafe, va bene, ma facciamolo e velocemente. Vorrei sapere prima di tutto come si fa a aumentare le linee della tranvia, perché il problema non è arrivare, ma il problema è andar via, sicché ci vuole un po' più di servizi per far uscire la gente. E poi bisogna, che tempiste ci sono per fare questo nuovo aeroporto, perché a Firenze abbiamo bisogno di un aeroporto moderno. Grazie. Buongiorno, sono Marco, per il sindaco Nardella. Ho sentito l'intervento di quel radioascoltatore che diceva dei sensori affogati nei parcheggi per gli invalidi che collegano direttamente con la polizia municipale. Cosa interessante, molto interessante. Andrebbe fatta secondo me anche la stessa cosa per le stazioni di ricarica per le macchine elettriche, che c'è sempre davanti macchine che non sono elettriche. Buongiorno. Buongiorno sindaco, io volevo dire una cosa. Io so che, cioè, che la Toscana Aeroporto ha acquistato dei terreni di Castello che dovrebbe dare al comune, no? Se non vado errato. Ecco, non si potrebbe ricostruire la nuova Mercafir facendo in modo che il nuovo stadio potrebbe costruire subito nell'area nord, mentre la Mercafir che ora nell'area sud rimarrebbe lì tranquilla in attesa della costruzione del nuovo mercato a Castello. Così si potrebbero accorciare di più i tempi. Cosa ne dice? Buongiorno, volevo chiedere al sindaco quando inizieranno i lavori per la tranvia da Piazza Libertà. Grazie. E queste domande al 3925727775, linea SMS WhatsApp, Francesco Pini, Osvaldo Sabato, il sindaco di Firenze Dario Nardella. Ripartiamo proprio dalla tranvia, Piazza della Libertà. Cosa succederà con la tranvia e i lavori? Quante linee farà nei prossimi 4 anni, sindaco? Beh, il nostro obiettivo molto ambizioso, ancora più dello scorso mandato, è quello di fare la linea per Piazza San Marco, di fare la linea per Bagnaripoli e di fare la linea 4 per le piagge. Io credo che entro luglio dell'anno prossimo noi possiamo partire con la variante San Marco, e qui è una linea abbastanza corta, consente di raggiungere Piazza Libertà e poi entrare nel centro dalla zona nord attraverso Piazza San Marco. Bagnaripoli dobbiamo finirla entro dicembre 2023 e anche la linea 4 dobbiamo finirla entro il 2023, quindi linea 4 e linea, chiamiamola 5, Bagnaripoli, Piaggia e Bagnaripoli andranno in parallelo più o meno. A proposito di tram, ci diceva il radioascoltatore, per lo stadio bisognerà aumentare le linee, ma certo, io voglio dire, sono stato a vedere quest'estate una partita a Parigi e Paris Saint-Germain, quando ci sono le partite le linee della metropolitana sono più frequenti e sono tutte dedicate ai tifosi, sarà così. Guardate che una cosa
e far uscire 30.000, 40.000 persone da uno stadio tutto con le macchine, come succede oggi, è quasi sempre altro, e farli uscire con i mezzi pubblici. Le tranvie, quando sono frequenti, portano centinaia di persone. E poi avremo una fermata nuova, non dimentichiamolo, noi avremo una fermata nuova a Viale Guidoni, delle ferrovie che collega Firenze a Empoli, a Pisa, a Pistoia, a Lucca, a Prato. Avete idea, tutti i tifosi che vengono dall'area metropolitana, invece di venire con la macchina a ingolfare la città, a levare parcheggi per i residenti, arrivano comodamente col treno, come succede in una qualunque città europea. Io vorrei che, quando parliamo di stadio, dobbiamo parlare anche del modo con cui si connette uno stadio al sistema urbano. Dobbiamo smetterla di fare gli errori che si fanno solo in Italia, di immaginare di fare gli stadi come cattedrali nel deserto e poi all'ultimo momento ti accorgi che non sai come arrivare allo stadio. Questa è roba da dilettanti. Firenze è l'unica città in Italia che ha un progetto serio di uno stadio che tu puoi raggiungere con i mezzi pubblici. Questa è la grande rivoluzione. Oggi noi abbiamo 40.000 persone che vengono a Campo di Marte la domenica, il sabato, addirittura, che vanno con la macchina e che arrivano con la macchina o con i motorini. 41 minuti, un ascoltatore ci scriveva: via Bronzino, camion dei rifiuti in azione, roba da pazzi. Questo sembra un fan di Osvaldo Sabato, il problema della raccolta dei rifiuti negli orari di punta. A proposito della raccolta, volevo dire sull'aeroporto, speriamo sulla sentenza positiva del Consiglio di Stato e vogliamo andare avanti. Ovviamente per noi l'aeroporto è, come dire, l'opera primaria. Abbiamo finito 8:54. Io ho una curiosità, ma lo sgombero insomma, la chiusura del Poderaccio si fa entro la fine dell'anno? Stiamo procedendo con questo ritmo. Se non è fine dell'anno, sarà all'inizio immediato dell'anno prossimo. Comunque più o meno il periodo è quello, stiamo andando avanti. Abbiamo finito. 8:55, grazie a Sindaco Della Nardella, che è stato con noi. Grazie a tutti voi, ascoltatori. Ci ha dato diversi titoli, ce ne sono anche purtroppo decine di messaggi. Colleghi, che siamo riusciti a dare, abbiamo risposta. Dato lavoro ai colleghi dei giornali, quindi molto, insomma, molto. Gli abbiamo facilitato la giornata. Ultime grazie, cose, Sindaco. Ok, sensori sulle colonnine elettriche. Ipotesi stadio Mercafil Castello era la vecchia ipotesi, progetto della Valle superata. Così abbiamo risposto a tutti, perché non vorrei lasciare nessuno. Vogliamo tranquillizzare brevemente anche gli operatori della Mercafir, perché parliamo di stadio. Ieri c'è stata una buona riunione l'assessore Gianassi. Gli operatori saranno protagonisti di questo trasferimento, non dovranno pagare, quindi non saranno loro a doversi far carico dell'investimento, ma avranno un mercato nuovo che li farà lavorare anche meglio. Grazie Sindaco, buongiorno, ciao a tutti, ciao.